Buongiorno a tutti cari elettronauti, quest'oggi mi trovo a Milano all'East End Studios per una prova molto interessante. Kia mi ha raggiunto con un gradito invito per provare la nuovissima EV6. Ve ne avevo già parlato qualche tempo fa, ma ora finalmente è giunta l'ora di mettere le sue belle ruote su strada e vedere come se la cava nella vita vera. Ma bando agli indugi! Io sono Matteo Valenza, benvenuti in questo nuovo video. Kia finalmente ha fatto atterrare questo SUV di nuova generazione anche in Italia e possiamo toccarlo con mano molto presto, infatti sarà anche dai concessionari. Ma intanto godiamoci queste belle immagini. Partiamo dalle dimensioni. EV6 è lungo 4,68 metri, largo 1,88, alto 1,55 ed ad un passo di 2,9 metri. Il baule è abbastanza ampio, misura infatti 520 litri ed abbattendo la seconda fila dei sedili si arriva a circa 1300. Molto comodo inoltre anche il vano per stivare i cavi di ricarica. Il frunk c'è, un po' piccolo forse, ma meglio di niente. Lo troviamo da 52 o 20 litri in base alla motorizzazione e trazione scelta. Sì, perché Kia EV6 è disponibile con trazione posteriore o integrale, con batteria da circa 78 kWh e con una potenza che varia da 168 kW, corrispondente a 229 cavalli, fino al modello più veloce, quello GT da 430 kW, capace di sprigionare 740 Nm di coppia. Grazie agli oltre 580 cavalli. Un missile terra-aria praticamente. Entrambe le versioni sono dotate di un'infrastruttura 800 volt con un'ottima curva di ricarica. Possono infatti ricaricare dal 10 all'80% in soli 18 minuti. Questo grazie alla ricarica veloce in DC che accetta fino a 250 kW di potenza. Per quanto riguarda invece la ricarica lenta, Kia EV6 arriverà fino ad 11 kW. E adesso andiamo un attimo fuori perché così la luce è un pochino più bella. Da segnalare la disponibilità della tecnologia Vehicle to Load, una feature da me amatissima. In sostanza la batteria dell'auto può erogare energia tramite una presa universale da 220 volt esterna e sotto il sedile dietro per tutti gli usi più disparati. Pensate, arriva fino a 5,6 kW. Per assurdo potrebbe tenere in piedi una casa intera oppure salvare un'altra auto elettrica rimasta a 0% di batteria. Osservando il suo design esterno molto particolare, trovo che l'aspetto più interessante di questa EV6 sia questa linea che parte dallo splitter frontale, percorre tutto il lato e chiude sul posteriore, dove viene utilizzata come unico faro. Molto particolare anche i gruppi ottici anteriori racchiusi in questa grande fascia nera. Parliamo ora un po' degli interni. Apprezzo molto la scelta di Kia di utilizzare questi grandi display da 12 pollici cada uno, scelta sicuramente azzeccata poi quella di racchiuderli in una cornice completamente nera. Sul display posto dietro al volante a due razze abbiamo tutti i dati principali di guida come tachimetro, mappa, data e ora, contachilometri ed eventuali notifiche anche degli assistenti di guida. Sulla destra l'altro display, sempre da 12 pollici, permette di interagire con il sistema di infotainment, abbastanza completo e compatibile con Android Auto ed Apple CarPlay. Scendendo sotto poi troviamo le bocchette manuali dell'aria condizionata e troviamo anche alcuni pulsanti touch con varie funzioni per una interazione più facile e veloce tra il sistema e l'utente. Oltre a questi due display molto grandi ha anche un head-up display che proietta direttamente sul parabrezza e mostra le informazioni di navigazione. Scendendo ancora troviamo il tunnel centrale dove c'è il freno di stazionamento, il selettore di marcia, il porta lattine, il porta oggetti ed il caricatore wireless per i telefoni. Ahimè, troviamo ancora il pulsante di avviamento e spegnimento, non so perché si ostinino ancora ad inserirlo, perché chiaramente tutto il sistema è keyless, quindi basta avere la chiave in tasca oppure addirittura l'app installata sul telefono e non ci sarà bisogno di altro, però devo dire che la posizione è molto comoda, probabilmente non mi dimenticherò di schiacciarlo. L'auto ti riconosce mentre ti avvicini, quindi veramente questo pulsantino io lo vivo come una cosa in più che forse potrebbe essere tolta, ma speriamo che nelle prossime versioni sia così.
A livello di sicurezza, Kia EV6 non è seconda a nessuno, infatti ha dotazioni molto interessanti come la guida autonoma di secondo livello, l'assistenza per l'angolo cieco, il cruise control adattivo, il parcheggio automatico tramite chiave, la frenata di emergenza. Insomma, diciamo ragazzi che il pacchetto è decisamente completo e di serie. Ma ora ragazzi approfittiamo del nostro slot per andare a farci un giro e scoprire come va questa bellezza. Prima di tutto ragazzi, il look di quest'auto veramente molto bello. Noi adesso stiamo provando la versione GT Line, quella con due motori, batteria come vi ho già detto è sempre quella extended range, perché in realtà all'inizio si pensava che arrivasse una versione con la batteria più piccola da 50 e rotti kWh. In realtà Kia Italia ha scelto di non far arrivare quella versione appunto per poter dare ai propri clienti ad un prezzo inferiore, quindi comunque contenuto, una versione più performante e con una batteria capace di portarvi ben lontano. Come dicevo, il look di quest'auto è veramente ben curato, questo display curvo qui davanti è molto molto bello, questo dettaglio qui in tessuto con una trama molto particolare, molto sportiva. Altra cosa che mi piace molto è il volante, che forse può sembrare strano, particolare, può piacere, non piacere, chiaramente è sempre questione di gusti, ma a me questo volante tondeggiante sopra e ben tagliato sotto mi piace molto e lo trovo molto comodo. Riesco sempre a prenderlo, lo sento ben presente. In questo momento io sto guidando l'auto in modalità sport, esistono tre modalità e c'è un selettore di modalità direttamente sul volante. La modalità eco chiaramente è quella che vi fa consumare meno, poi abbiamo una modalità normal e una modalità sport. Nella modalità sport e anche in tutte le altre modalità è possibile andare a regolare la frenata rigenerativa con le palette che ci sono dietro al volante, molto molto comode. È possibile andare ad impostare il livello 0, ossia io adesso in questo momento ho rilasciato completamente il pedale dell'acceleratore, la macchina sta veleggiando, quindi chiaramente consigliabile in autostrada, mentre invece in città livello 1, 2, 3 fino al livello massimo dove si ha una e-pedal drive. Quindi io tolgo il frenato dell'acceleratore, chiaramente molti di voi me lo domandano, ma il freno dietro si accende, la luce degli stop? Sì, si accende certamente, perché si va effettivamente ad agire molto, quindi hai una frenata molto importante. Come vedete io adesso ho messo la freccia, mi sono messo in parte, mi sono fermato completamente solo andando a utilizzare l'e-pedal drive, quindi ho rilasciato solo il pedale dell'acceleratore. Questo vi permette di consumare meno, ma di fare anche un viaggio più rilassato, perché il fatto di non dover sempre premere il pedale del freno è tanta roba. Io senza farei veramente fatica oggi a guidare. Altra cosa eccellente ragazzi è il sedile, la posizione di guida. Qui davanti è tutto libero, come avrete già visto dalle immagini che vi ho mandato prima. Ma per me che sono piccolo, a volte è controproducente, perché non ho punti dove appoggiare magari le gambe. Poi se devo essere sincero arrivo perfettamente a tutti i comandi, ecco, solo questo display molto molto grande, per andare a premerlo in alto a destra devo chiaramente fare un movimento, però è così anche con tutte le altre auto. Voi che avrete le braccia lunghe non c'è nessun problema. Mi piace molto il quadro strumenti, ma quello che mi piace ancora di più è l'heads up display. Il dub display solitamente è formato da un vetro, un prisma lì davanti che sale e scende quando si accende o si spegne l'auto. Qui invece tutte le informazioni vengono direttamente proiettate sul parabrezza. Ragazzi, che accelerazione! Qui c'è tutta, tra l'altro l'auto non si alleggerisce sul davanti, è bella presente, non ha le sospensioni adattive perché questo modello non ce l'ha, molto probabilmente però le vedremo nel modello GT che attualmente è configurabile ma non ancora prenotabile, ma lo sarà per i primi del 2022. Devo dire che l'auto si muove bene,
si muove bene, l'acceleratore è sempre pronto. C'è un minimo lag, se devo essere sincero, ma è apprezzabile comunque in ogni caso. La tenuta di strada è buona, il sistema di controllo di trazione ha un buon ingresso, come diciamo tempo di reazione è decisamente buono. Tra l'altro è possibile anche andare a toglierlo completamente, cosa che adoro, ma in questo momento non posso fare. Per il resto, cambi di direzione repentini, nessun problema. La sospensione, pur essendo comunque morbida, l'auto va bene, si corica leggermente, però è normale, è un SUV, non stiamo parlando di una supercar, anche se comunque le prestazioni ci sono tutte, quindi dicevo, si corica un pochino, ma è ben divertente da guidare. Poi vabbè, ritornando al discorso di prima degli interni, sedili riscaldati, raffrescati, e anche il volante riscaldato, anche qui pelle, bellissimo questo contrasto di colori con la cucitura bianca. Ecco, l'unica cosa, l'unica nota forse che stona un pochino è la qualità percepita nei sedili posteriori, che è leggermente inferiore rispetto a quelli anteriori. Infatti qui davanti abbiamo delle belle plastiche morbide, sensibili al tatto, mentre invece dietro la plastica è un pochino più dura. Però di pregio ci sono anche, insomma, come dicevo, le prese d'aria sul montante B, che non tutte le hanno, ecco. Adesso direi che dobbiamo provare il freno, perché non, con l'e-pedal drive non ho ancora potuto provarlo, e la sentiamo in curva. Non si scompone, ragazzi, non si scompone, le ruote stridono, ma l'auto non si muove. Si muove un po', l'ABS è entrato pesantemente. Forse avrebbe potuto fare un pochino meno, però tutto sommato l'auto si è fermata subito. Troverete pulsanti, pulsantini, leve, la ghiera del cambio che è bellissima, e anche qui le classiche bocchette da reazione. Tra l'altro devo dire che la temperatura viene ben gestita internamente nell'abitacolo, infatti non si avverte né troppo freddo né troppo caldo, quindi devo dire che, trovata la vostra temperatura, andrete via tranquilli. Guardate chi è venuto a trovarmi oggi: Gianluca di Arcadia. Ciao, che mi ha fatto delle scarpe stupende. Per concludere la giornata di oggi, ragazzi, vi parlo un po' dei prezzi, che partono da 49.900 euro per la versione a motore posteriore con batteria da 78 kWh, fino ad arrivare alla versione più spinta, la GT, con trazione integrale ed oltre 580 cavalli da 69.500 euro. Direi che a prezzo e qualità ci siamo. Chi ormai fa auto decisamente ottime, sia di costruzione che di assemblaggio. La batteria da quasi 80 kWh è una garanzia, insieme chiaramente all'architettura a 800 volt, ed oltretutto l'auto si muove veramente bene, sia in situazioni di traffico che lanciata e in una bella accelerazione. Ancora non so tutto di questa EV6, ma le premesse sono veramente buone. Ringrazio tantissimo Kia Italia per l'invito e rilancio, ragazzi, mi piacerebbe se la tenessi per un paio di settimane e la mettessi a dura prova con i miei stress test? Beh, quindi rimanete connessi al canale iscrivendovi se non lo avete già fatto, e per dimostrarvi il vostro affetto mi raccomando lasciate un commento e premete quel bel pulsantino a forma di pollice in su che non vi mangia, ragazzi, mi raccomando. Per il resto, grazie per aver guardato questo video e ci vediamo alla prossima. Ciao!